Dopo una tappa del Giro d'Italia nel 2021, Abbiategrasso si aggiudica la partenza di un altro importante evento ciclistico, la Milano-Sanremo, la più importante delle classiche, partirà dalla Città del Leone nella sua edizione 2023. In occasione della classicissima gara arrivata quest'anno alla 114esima edizione, cambierà il percorso almeno nei primi 30 chilometri. La gara, prevista per il 18 marzo, partirà quindi il mattino da Abbiategrasso e arriverà fino a Pavia, dove riprenderà il percorso tradizionale per tutti i 294 km previsti fino all'arrivo in via Roma a Sanremo. Sempre presenti alcuni passaggi storici come il Passo del Turchino, i Capi, la Cipressa e il Poggio. Saranno 25 i team che parteciperanno all'edizione, 18 squadre World Tour oltre a 7 Wild Card. Si partirà dunque da Abbiategrasso alle porte di Milano e dopo aver costeggiato il Ticino si entrerà dopo 30 km anche nell'abitato di Pavia. Da quel momento si entrerà quindi in quello che è il percorso classico che ha sempre caratterizzato la Milano-Sanremo. Si procederà verso il Passo del Turchino e quindi si attraverserà tutta la via Aurelia con i passaggi di Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia. Da quel momento si comincerà con gli strappetti, così vengono chiamate le brevi salite in gergo ciclistico, sono quelle di Mele, Cervo e Berta fino ad arrivare alla Cipressa, oltre 5 km al 4% di pendenza media, e infine il Poggio, quasi 4 km con un 4% anche qui di pendenza media, ma con picchi che arriveranno anche all'8%. Questo è la classica Milano-Sanremo.